Lasciamo quel genio della musica che è Peter Gabriel, che ci ha proprio deliziato in questi ultimi minuti con il suo brano, direttamente dallo studio di registrazione, e entriamo nel momento centrale del suo studio di registrazione. Non questo, vero? No, okay, questo, esatto. In questo studio di registrazione c'è il momento centrale. Poteva essere anche a casa sua, no? Esatto, no, ma lui è, guarda, te lo posso assicurare, è casa sua. Quella è casa sua, perché lui ha studio di registrazione è proprio suo. Direttamente in casa sua. Okay. Sono un cultore, ne so un po' di Peter Gabriel, anzi lo saluto, siamo amici, grazie Peter. Su Facebook, vero? Sì. Twitter con te, vero? Assolutamente sì. Va bene. Basta dire cavolate, Michele, perché sennò qui ci spengono il televisore in faccia. Allora, siamo nel momento centrale di assaggi di vini, cioè il momento della degustazione del nostro vino, che in questo caso sono i nostri vini. Vuoi presentare te i nostri ospiti, Michele? Abbiamo voluto fare una puntata un po' particolare, abbiamo voluto parlare di Sangiovese, perché cercare di spiegare che Sangiovese può essere un vino dolce, può essere un vino che piace come dessert, e quindi meglio di questi due vini potevamo, come rappresentanza della Romagna, insomma, poteva rappresentare un bel esempio, e quindi il bianco e il nero, due facce della stessa medaglia. No, noi abbiamo voluto proprio prendere due produttori, li abbiamo voluti quasi mettere a confronto, proprio perché abbiamo deciso, lo dicevo prima fuori onda con i nostri produttori, il sangue attira proprio audience, no? Quindi noi vediamo, mi sta guardando malissimo, li vogliamo mettere, no, proprio metaforicamente li vogliamo mettere in contrapposizione, questi vini che sono due grandissimi vini, li abbiamo già assaggiati, li assaggeremo adesso insieme, proprio per vedere quali sono due facce della stessa medaglia, come diceva Michele, perché abbiamo un Sangiovese passito vinificato in bianco, che è l'assolo, un vino che... Dopo ci parlerà Paride, che è qui con noi, di fianco. Di Santa Lucia, il sito Santa Lucia Winery, dove lui ha presentato questo vino come un risultato di una ricerca che ha fatto e che vuole continuare a fare all'interno del Sangiovese. Nella storia, appunto, della campagna nostra, insomma, della Romagna. Ecco, questo qui è un piccolo vinsanto. E tendenzialmente vuole essere un vin santo, quindi un vino innanzitutto ci sorprende per il colore dell'oro, dell'ambrato che c'ha, e poi del profumo, un profumo che a sentirlo ricorda, a parte la freschezza che ha, però quasi una piccola città, quasi di yogurt, una cosa un po' diversa, mi sembrava. Sì, noi siamo rimasti un po' starniti proprio appena aperto questo vino. Ho detto, ha quasi di formaggio fresco, che uno dice non è neanche dice ma cosa ne parli? Beh, noi chiaramente quello che sentiamo di più particolare, perché adesso a parlare del vario floreale, del fruttato che c'è dentro e del miele che lo troviamo sempre come un po' in tutti i passiti, qui abbiamo delle note veramente particolari, vero Michele? Anche sì, i fiori della caccia, che come può pensare, specialmente adesso che magari c'è la primavera e quindi in qualche modo uno si può anche sentire in giro, nel parco, così. Se vogliamo trovare un piccolo difetto, mi perdonare, c'è una punta di alcol che un po' mi disturba ancora un pochino. Forse devo lasciarlo ancora un po' sul bicchiere, perché mi si... Beh, non va via comunque. Non mi va via. No. Però mi lasci questa particolarità di questo profumo. Santo. È vero, è vero. Il vin santo è un vino che deve essere bevuto come finale, come qualcosa che s'abbina veramente a quei formaggi... No. Io però onestamente proprio metto in bocca e anche il cioccolato, si fa fatica a definirlo un Sangiovese che viene da Sangiovese, cioè dietro, parlaci un po' di questo vino, dai Paride. No, vabbè, dunque, innanzitutto l'azienda, siamo nella Vallata del Savio, quindi circa 200 metri d'altitudine, e a fronte di un prodotto che sembrerebbe una cosa innovativa, invece fa parte della nostra tradizione. Io sono andato a vedermi delle cose fatte, cioè, anche da uno storico, Tonelli della Vallata, e praticamente in tutte le abbazie, le parrocchie che sono lì nelle colline circostanti, la zona di Mercato Saraceno. Questa che è la zona, no? Perché, diciamo... La zona è questa, sì. E sono, diciamo, le prime colline, diciamo, la Vallata del Savio sarebbe
diciamo, se percorriamo la Via Emilia da sud verso nord, ci sono i fiumi, diciamo, partiamo da Rimini, Marecchia, Luso e il Savio, lo troviamo perpendicolare, insomma, alla Via Emilia. Circa quindi era comunque un prodotto che era nella tradizione, era, e quindi veniva fatto abitualmente in tutte le chiese, in tutte le parrocchie, e è stato trovato anche a Cioli, io parlavo questi giorni, sono state trovate delle vecchie botticelle con delle bottiglie di 50 anni fa che sono ancora lì. Quindi c'era, e la tradizione era proprio di fare un prodotto così, senza colore. Quindi più che un'innovazione, è una riscoperta. Una riscoperta, sì. Perché praticamente l'uva, una volta passita, veniva messa a passire su dei graticci, o adesso in questo caso qui su delle cassettine. E praticamente quando eravamo circa, insomma, a fine dicembre, vicino a Natale, veniva messo direttamente nel torchietto, senza sgranarla, veniva messa a grappolo intero nel torchietto, veniva spremuto, e quindi il liquido che ne fuoriusciva, il mosto, veniva poi messo a fermentare in queste botti o caratelli di circa 100 litri e veniva messa a fermentare separatamente dalle bucce, ed è questo il motivo per cui viene fuori con questa colorazione, cioè scarico di colore. Beh, scarico di colore rosso, ma sì, vogliamo dire che è un bellissimo colore. È un colore ambrato. Sì, è un colore ambrato, ma molto bello. La particolarità è che nell'etichetta, mi è venuto prima, uno legge la bottiglia e legge, lo vorrei far vedere, Samuele, se riesci a fare un primo piano, non so se ce la fai, ma sopra c'è scritto... passito rosso. Vino rosso passito. Uno dice, aspetta, ho visto male, sono impazzito, no? Perché effettivamente è un richiamo a quello che è l'uva, che è un'uva sangiovese. Ma da noi non c'è la DOC per quel che riguarda il vin santo, e quindi noi non possiamo usare la denominazione vin santo, quindi dobbiamo usare questo stratagemma qua, o vino rosso passito o da uve stramature. Insomma, sono quelle le due edizioni che si possono usare. Ed è una cosa che, cioè, non c'è la DOC, però in realtà era un prodotto che nella tradizione c'era. Cioè c'era ed è documentato. Quindi, anche perché queste colline qui di cui stiamo parlando sono comunque a cavallo della Toscana. Magari da noi veniva fatto proprio con sangiovese in purezza, invece in Toscana si usava magari anche della malvasia, un po' di trebbiano. Beh, adesso stavo guardando anche la consistenza, un po' come tutti i passiti, veramente molto consistente, bello, con una bella carica alcolica. E quindi direi che un titolo più che rispettabile. In questo caso mi sembra 14,5, vero padre? Sì, comunque sul discorso dell'alcol, sai, in queste zone di collina, quando tu lasci maturare molto l'uva, cioè, è difficile ottenere dei prodotti che siano al di sotto di queste gradazioni. Infatti, se vediamo anche il Kairos, cos'è, a 14 gradi, quindi è difficile che se andiamo sotto... Ma guarda, e poi non è che... quello che conta è l'equilibrio, perché poi quando un vino è equilibrato in bocca poi si sente poi la piacevolezza, che possa averne 14, possa averne 16, come è successo che abbiamo degustato un Cannonau di 16 gradi che era perfettamente equilibrato, non si sentiva punta di alcol. Lo vogliamo proprio sentire in bocca questo vino? Te l'hai già fatto parte, perché è proprio bello, ma fai benissimo. Io è mezz'ora che bevo, sinceramente sono già alla fine. Mi sono fatto anche l'abbinamento per questo. Io direi che la parte proprio importante del vino lo si sente in bocca, vero Michele? Cosa dici? Sì, un vino che si presenta, diciamo, come sia morbido ma anche molto fresco, una freschezza che ti lascia comunque, ti lascia bene, insomma, un vino dolce che lascia dopo un cetannino, chiaramente. E però ti dà una sensazione anche di una buona persistenza, un vino che io suggerisco comunque per di provare, perché poi per un'esperienza è poco. Sì, bello, allora vorrei entrare proprio un po' più anche nel dettaglio di questo vino, sulla piacevolezza, perché mi piace proprio parlare di quello, perché quello che voglio trasmettere anche ai telespettatori è la voglia di degustare questi vini, di assaggiarli. È un vino che ti dà
ti riempie la bocca, ecco, essenzialmente è quello che vorrei dire, ti riempie la bocca e poi te la lascia piacevole per lungo tempo. Vorrei far dire due parole anche a Paolo. Paolo, cosa ne pensi di questo vino? Che... questa è una cosa interessante, il discorso che hai detto prima del tannico. Indubbiamente noi parliamo in questo caso del cioccolatiere, non della pasticceria, perché la pasticceria abbiamo sicuramente tantissimi abbinamenti con i vini passiti, i liquorosi vari. E indubbiamente per noi avere la fortuna di trovare questi sangiovesi, perché noi ci teniamo molto ad abbinarli con territorio, con le cose nostre, visto sì. Che abbiamo dovuto abbandonarci alla fine dell'Ottocento al Barolo Chinato, perché nessuno meglio di noi può farlo, ecco, quindi diciamo che a noi ci fa molto piacere avere la possibilità di poter lavorare con questi, con i passiti nostri, sarebbe veramente eccezionale, perché poi tra l'altro la gente li cerca quando vengono da noi in enoteca e indubbiamente ne abbiamo pochi realmente, quindi queste cose qui sicuramente ci portano tanto. E in base proprio a questa cosa, perché noi abbiamo una selezione di praline molto particolare, una delle più vaste in Italia, nella nostra cioccolateria. Qui in questo caso, era un pochino più difficile, abbiamo fatto un abbinamento secondo noi giusto proprio con un prodotto particolare che è la pasta di mandorle. E allora facciamola vedere, noi la vogliamo provare, la vogliamo prima vedere e poi provare. No, veramente questo... Che sarebbe questo? Malvagiamente detto potremmo parlare di palle di Mozart, no? No, ma... Malvagi! Allora, malvagiamente detto. No, questa era una pasta di mandorle meravigliosa all'interno con dell'arancio. È ricoperto con un cioccolato al 64%. Allora io lo vado a provare anche, e perché... secondo me anche qui abbiamo preso bene l'abbinamento anche al nostro passito, quindi questa per noi è molto molto importante. Regia, noi stiamo mangiando, ma loro stanno già facendo da un bel po' o da cacciare le mosche. No, allora io lo voglio provare. Cosa ne pensi dell'abbinamento, Paride? Cioccolato molto buono. È bello, un attimo di silenzio. Cioè è calato il silenzio nello studio di Radio Icaro Rubicone. Il cioccolatino è molto equilibrato e suadente. Forse quella mattina di Vinsanto, che di alcol ha una piccola spalla, che forse un qualcosa di più di cacao poteva anche starci per dare una mattina un po' più amara. Però direi che sì, l'avvenimento è più che ottimo, insomma. Sì, ho già trovato già per l'abbinamento per il secondo, che è fantastico. Volevamo dire, vado già avanti. Lo proviamo dopo e dopo parleremo. No, ma in bocca lo senti proprio, sì. Veramente continui a sentire il vino e con la mandorla, veramente sì. Eccezionale. Questo abbinamento mi piace tantissimo. Uno non copre l'altro. Questo è fondamentale. Questo. Michele, andiamo. Però non sono molto d'accordo sull'alzare la percentuale di cacao in questo. Sì, no. Sì, forse ho capito. Sì. Comunque rimane delicato, sì, e anche sì. Il sapore. Io sono del cioccolato. Sono d'accordo con Paolo. Il palato ti rimane comunque il cacao, okay. Se tu lo senti, però tutta la degustazione è la mandorla e il vino continuo, senza mai staccare l'uno con l'altro. Andiamo velocemente con il prossimo brano musicale che ci offre la nostra regia, per poi dopo passare alla degustazione del Kairos. Ritorniamo nel salottino buono di quello che è Radio Icaro Rubicone, il salottino buono che l'abbiamo creato noi, vero Michele? Un salottino dove tanto piccolo, però dove ci stanno tante persone, tante cose buone. Oggi abbiamo fatto veramente, abbiamo spaccato, come si dice in gergo, vero? Abbiamo spaccato il tavolo, ci mandano il conto, abbiamo spaccato veramente. Abbiamo trovato dei prodotti veramente ottimi. E tanti amici che sono venuti con noi per parlare di ciò che fanno e della loro esperienza della Romagna in diversi modi, nel vino e nel cioccolato. Andiamo con il prossimo produttore, stiamo parlando del Cantine Terra della Pieve, proprio con Sergio Lucchi, che è il titolare, ideatore, papà del vino di cui parliamo oggi, che è il Kairos. Che cos'è il Kairos, Sergio? Beh, l'avete già anticipato voi, è una versione di Sangiovese, ovviamente se avete visto dal colore qui differiamo dal prodotto precedente, in quanto io vinifico invece in macerazione con le bucce. E quindi la tonalità rossa del colore del Sangiovese qui c'è tutta. È un vino nato un po' così, un po' per sfida, un po' per gioco, un po' per follia, un po' per pazzia, perché a volte per pensare e concepire certi vini ci vuole un po' di estro, perché non rientra nella normalità.
Ma noi li vogliamo questi pasti? Sì, sì, sì. Ricordiamo che Sergio è stato con noi per la serata di degustazione al Vivi, era Brivido Dolce, dove è stato uno dei vini rossi presentati per quella serata. E anche più apprezzati proprio. Sì. E anche più apprezzati. Ma stavo dicendo che noi un po' la pastia, come la definisci te, ci piace averla nei produttori, riscontrarla, perché la standardizzazione nel vino, secondo me, è un po' la morte di questo prezioso liquido. Cosa dici, Sergio? Beh, io posso dire che fa parte della mia filosofia produttiva, nel senso che in ogni modo la concezione di una piccola azienda deve rendere il massimo della capacità espressiva di quelli che sono i tuoi vigneti e la tua zona. Quando si parla di Bertinoro, perché io i miei vigneti sono posizionati a Bertinoro, per la precisazione nella borgata di Polenta di Bertinoro, e il risultato del Sangiovese è importante. Questo qui è una versione molto particolare, quindi diciamo che questa capacità di espressione del territorio è quella che io vado a ricercare. E il piccolo produttore per me deve essere così, non ti puoi standardizzare, rischi effettivamente tanto su quello che può essere il fronte poi della altalenanza delle annate, perché l'annata peggiore, l'annata handicappata te la becchi interamente. Però quando hai l'annata strepitosa poi cioè, sì, si gode, sì, decisamente, decisamente tanto. Allora parliamo di questo pastito, Michele. Allora, è un bel pastito, guardiamo proprio all'occhio. È un bel pastito dove le diciamo queste note di evoluzione un pochettino ce li ha, insomma, tendenzialmente quasi aranciato, ma che lascia comunque nel bicchiere un discreto punto di livello di glicerina, insomma, morbidezza comunque. Me lo aspetto abbastanza. Ma insomma, se non ci trovassimo delle glicerine, della morbidezza nel pastito, saremmo abbastanza un po' nei guai. Sì. Questo sono d'accordo con te, vero, Sergio? Mi vengo a correre in fretta perché è il naso che mi interessa. Sì, dai, lasciamo perdere allora questa consistenza di questo vino che ruota nel bicchiere e andiamo direttamente nel naso. Cosa trovi, Michele? Perché è proprio caratteristico, insomma, io mi ricordo già quella giornata che abbiamo parlato appunto di questo vino, e che ritrovi questo profumo di polvere, questa polvere che dicevamo, no? E che ritorna questa nota proprio di caffè che ha però ampio, una certa sua delicatezza e una sua finezza, anche non essere anche troppo invadente. Esatto. È un, diciamo, non è un vino nato per essere aromatico, ma un vino per essere apprezzato e anche goduto, perché alla fine questa caratteristica mi dicevi che non è perché fai una lavorazione particolare, ma perché è di suo, mi dicevi. Sì, è molto riconducibile, diciamo, ho avuto testimonianza anche da altri produttori lì della zona, che è la capacità espressiva del Sangiovese su quei terreni. Sono terreni importanti, quando si parla di Bertinoro, diciamo che c'è una storia più che millenaria di vitivinicoltura di qualità. E appunto la caratteristica, quindi, della collina, insomma, della zona, è proprio di quella zona, questi terreni, questa tipologia di argilla, quindi un'argilla molto evoluta con delle vene calcaree molto importanti che quindi caratterizzano ulteriormente il prodotto. E sul Sangiovese diciamo che qui è molto evidente, ma se andassimo anche ad assaggiare che i miei prodotti a base Sangiovese, sì, normali, questa caratterizzazione di questo sentore di polveroso è la sua matrice, sì, è la sua genetica. Questo è connubio, una firma proprio, sì. Questo connubio appunto che i nostri cari amici Oltralpe lo chiamano il terroir, quindi questo legame viscerale del terreno con il vitigno. E questo è sicuramente, diciamo, nella versione passita è quello che risalta molto di più. Questo polvere che poi molto in fase di evoluzione, perché questo è un vino ancora decisamente giovane, è un'annata 2009, ha degli ampi spazi di variazione, sì, e di miglioramento. Sono sentori di caffè, di... Ma che storia hai di questo vino? Inteso, da quando è che l'hai fatto la prima volta? Questo è nato la prima volta nel 2006.
appunto perché è un'annata, diciamo, abbastanza calda, c'era stata una parte del vigneto che mi era andata in leggero sormaturazione, mi avrebbe potuto causare dei problemi nel prodotto normale. Ho detto, va, proviamo a farci un prodotto un po' particolare. E studiando così col mio enologo abbiamo detto, va, proviamo a fare una versione passito. Quindi abbiamo posticipato ulteriormente la vendemmia, siamo andati appunto a fare una leggera appassimento in pianta e poi in graticcio per altri 2 mesi di appassimento. Quindi sono uve che vengono lavorate, diciamo, poco prima di Natale. Bella, bella, bella storia. Continuiamo con la degustazione. Perché come per il precedente, io mi sono portato un po' avanti, come per il precedente io vorrei proprio fare una degustazione e asserire che per me la parte importante anche di questo vino è proprio la bocca. Non so se sei d'accordo, Michele. Sì, è vero. La sua freschezza che c'è ancora, che è bella presente, ma che però dà la polverosità che la senti anche nei sapori. Quindi... Sì, qui chiaramente io l'ho sentito leggermente anche in quello precedente, sì. Però qui chiaramente in più abbiamo i tannini che hanno una forza in più rispetto al bianco che abbiamo provato prima, all'assolo. E che lo rendono un vino diverso. Sì, forse. No, cioè, un vino diverso non vuol dire né meglio né peggio, in questo caso qua, io direi veramente diverso. Una cosa. Neanche dire particolare. Proprio. La spalla c'è l'alcol che c'è, però dicevo. Però è anche morbido, è anche. Nel senso, è buono, ma è anche. Avvolgente, inteso. Sì, però io quello dove volevo arrivare è proprio l'utilizzo diverso di questo vino. Cioè, sì, si devono bere in due momenti diversi, sì. Sia della giornata che del pasto, oppure sì. Proprio con degli abbinamenti diversi. E di questi abbinamenti, poi dopo ne parleremo ampiamente con Paolo Staccoli, che lui l'ha trovato secondo me al 100%, e anzi se ne parlerà fra poco. Cosa ne dici, Sergio? Vedo che il prodotto l'avete ben inquadrato e codificato, vedo che nella sua, diciamo, stranezza è un prodotto che è comunque molto apprezzato. Un vino che quante bottiglie ne fai da Grand Cran? Siamo veramente a delle quantitativi ridicoli, tenuto conto appunto della difficoltà poi per fare questo prodotto, perché è difficile, pericoloso, è difficile il periodo di appassimento, ma anche poi la tecnica di vinificazione è molto impegnativa. Siamo attorno alle 1000 bottiglie all'anno di questo prodotto. Esatto, quindi invece tu, Paride? Ma io ne faccio circa 2000 bottiglie, sì, però non tutti gli anni produciamo. Nel 2010, cioè alcune annate, ad esempio quest'annata qui, la 2011, è stata un'ottima annata e quindi abbiamo messo via parecchio prodotto. Però nelle annate, ad esempio, più piovose, particolari, magari salti, quindi non lo produci. Quest'anno faremo vino, cioè con questo caldo che c'è stato. Il 2011 è stato 2011. Un anno eccezionale. È un anno da passito. Quindi noi già lanciamo l'amo per il prossimo, per sì, quando usciranno il 2011. No? Chissà dove saremo noi. andiamo con la... Con il prossimo pezzo musicale? No, andiamo prima con l'abbinamento. Okay. Andiamo prima con l'abbinamento e dopo lanciamo il pezzo musicale, perché così dopo possiamo andare con la nostra rubrica Assaggi di vini on earth. Paolo, cosa ci proponi? Bene, bene, no, mi fa molto, molto piacere, vedo che continuiamo a divertirci. Lavorare per noi, no? È bello che i colleghi in un altro modo lavorano per noi. Qui abbiamo sicuramente un pochino più difficoltà, sicuramente l'abbinamento. Abbiamo alzato un pochino la percentuale di cacao, ma all'interno abbiamo una crema di lamponi. E diciamo che adesso lo mangiamo, perché sì. È quello che conta. Un cioccolatino da design. Che ha quel sorripino, insomma, che esplode quando tu ce l'hai in mano. Buono! Il cioccolatino per sé è fatto per essere cioccolatino, nel senso che... No, è fatto per essere mangiato. Per essere cioccolatino, inteso che si è goduto nel suo ripino e nella sua copertura. Ecco, qui in questo vino, diciamo, ha questa cosa di poter essere accompagnato. Forse, guarda, ti starebbe bene anche il cioccolatino al latte, potenzialmente. Sì, noi abbiamo
io ho fatto questo, un pochino questa esasperazione, diciamo, con il lampone, con l'acidità del lampone, però abbiamo una parte di dolcezza abbastanza elevata nell'interno della crema di lampone, quindi riusciamo a sposarlo. Abbiamo anche, però, perché secondo me questi sono vini un pochino più dai nostri dolci, no? Mm. Abbiamo appunto creato anche questo cioccolatino al latte che all'interno ha del biscotto. Mm. Quindi provate a assaggiarlo insieme al vino, perché è una cosa, secondo me, interessante. Lo proviamo, se insisti. Comunque è rimasta la cremosità del lampone, bevendo il vino, no, mi piace, sono contento, insomma, anche di questo. È vero, è un'esplosione. Buono. Non sai che questa pausa non fa molto radio? No. Questo fa marketing per spastaccoli, sto momento qua. Veramente molto buono. Io preferisco il precedente come abbinamento al vino. Sì, non so se siete d'accordo. Io. Questo, ovviamente la parte di dolcezza è ancora più ampia. Qui è ancora più ampia. Sì. Esatto. Però dobbiamo anche aiutare chi mangia il latte, però l'altro, il richiamo della crema di lampone con il vino rosso era veramente eccezionale, dai, con i frutti rossi di quel vino era veramente eccezionale, come prima hai azzeccato secondo me anche l'abbinamento con la pasta di mandorle, con il vino di Paride, di Santa Lucia Winery, era veramente molto azzeccato, complimenti. Vogliamo dare una chicca anche in chiusura di parte? Paolo Staccoli ci vuole presentare la sua ultima creazione, il suo ultimo bambino. No, beh, adesso... No, è una piccola... così... sfida che continuiamo a lanciare, insomma, nel tempo. L'abbiamo accolta e tra pochissimo, penso in fine di maggio, apriremo un nostro primo, dopo 60 anni, il primo punto vendita fuori cattolica, un'edicola, sarà un punto, un corner di pasticceria e cioccolateria a Milano, in centro, in via Manzoni al 16, diciamo nel triangolo della moda, ci mettiamo in mezzo, vediamo un po' cosa combiniamo. Vicino dei colleghi, veramente. E quando sarà l'inaugurazione? Veramente meravigliosi, è ancora in embrione, ma nella fine di maggio dovremmo essere. Nella fine di maggio ci dirai questo. Allora Paolo, ce lo dirai. Lo troverete su Facebook, sul sito. Ma ce lo dirai anche, perché lo vogliamo anche dire anche noi. Allora, ringraziamo Paolo Staccoli, ringraziamo Paride, Benedetti e Sergio Lucchi per averci intanto presentato questi vini, per averci regalato queste sensazioni, queste gioie con il cioccolato e con i vini passiti di oggi. E andiamo con il prossimo brano musicale che Marcello ci inventerà in questo momento.